Diamo il nostro benvenuto al movimento Chosim Sfastriata, al presidente Vincenzo Caniglia. Buonasera Vincenzo. Buonasera a tutti voi e grazie per l'angolo che ci dedicate settimanalmente. E questa settimana affrontiamo un tema piuttosto importante e delicato, che è quello della mancanza di spazi aggregativi per i nostri giovani, che spesso e volentieri non hanno un riferimento territoriale dove poter passare il loro pomeriggio, dove poter svolgere un'attività, si spera, culturale o comunque che li allontani da brutte tentazioni. Sì, in effetti questo è un tema che ci sta molto a cuore come Movimento Chosim Sfastriata. Le strutture ricreative per i giovani sono sempre di meno, chiudono sempre di più, sono sempre privatizzate e il comune, nonché l'amministrazione comunale, non è attenta a questo tema di un'importanza abbastanza grossa, perché avere strutture ricreative non significa solo dare la possibilità ai giovani di fare attività agonistica o sportiva, ma significa anche distrarli da brutte strade che potrebbero, diciamo, incontrare in città. Purtroppo sappiamo, Napoli è una città molto difficile, con tante difficoltà, e magari strutture di questo tipo potrebbero aiutare i giovani a stare lontani da determinati temi come la microcriminalità o altri tipi di attività non previste, non contemplate dalla legge. Al di là di un ragionamento anche di qualità e di quantità, perché poi spesso gli spazi aggregativi ci sono, ma spesso e volentieri non sono quelli giusti, perché gli spazi aggregativi che sono riferibili a un bar dove magari si ciondola per un intero pomeriggio, sarebbe preferibile creare appunto dei punti di aggregazione dove si può leggere un libro, si può guardare un buon film, condividere un'attività culturale. Forse anche questo è il problema è la qualità piuttosto che la quantità. Sì, in effetti non discutiamo solamente la quantità ma anche la qualità di questi spazi aggregativi, perché noi possiamo crearne di diversi spazi aggregativi, ma se poi se vengono inaugurati e poi non vengono seguiti dall'amministrazione comunale e non vengono comunque in un certo qual senso amministrati con cura dalla macchina burocratica, naturalmente questi spazi aggregativi che vengono creati poi sono spesso lasciati a se stessi, e questo naturalmente fa sì che quello spazio venga man mano a morire all'interno, diciamo, della comunità, e quindi non funge più da aggregatore sociale per gli stessi ragazzi o per gli stessi studenti che ne vogliono far parte. Naturalmente, come spazi aggregativi noi parliamo anche di eventualmente di palestre, di cineforum o di altre attività, magari perché non proporre a privati che hanno la gestione di questi spazi da parte del comune, se il comune non è capace non è nelle condizioni di poter mantenerli, una convenzione speciale per tutti coloro che non possono, per gli studenti e per soprattutto i ragazzi che non possono permettersi magari di andare in palestra piuttosto che andare al cinema o in qualsiasi altra attività, una convenzione speciale per tutelare comunque la frequentazione di questi studenti presso questi spazi. Un ruolo assolutamente fondamentale in questo contesto è quello della formazione della scuola, e abbiamo con noi un operatore della scuola, un professore, un docente, il professor Carmine Esposito. Buonasera professore. Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Amore, buonasera Napoli, buonasera ai giovani ragazzi a tutti. Buonasera ai giovani, e noi stiamo appunto parlando dei giovani e della mancanza di spazi per questi giovani. Che ruolo può ricoprire la scuola in questo discorso, in un discorso appunto di aggregazione, di condivisione anche di momenti di cultura? Ma la scuola come istituzione è deputata, ha il dovere di formare questi giovani, di formare queste ragazze, perché l'obiettivo della scuola, la madre di tutti gli obiettivi, è la formazione dell'uomo e del cittadino. Quindi, come giustamente sentivo parlare prima, togliere queste ragazze magari, come devo dire, questi ragazzi che stanno spesso davanti a un luogo pubblico, che può essere un bar, che può essere una pizzeria, che comunque può essere un ritrovo, e quindi stanno lì per ore e ore magari non sapendo cosa dire, si ripetono sempre le stesse cose e sciupano un pochettino i loro giorni, sciupano un pochettino il loro tempo, questo tempo che va via e che poi può sollecitare, può aprire nuovi orientamenti in situazioni che provocano degrado. È sicuramente un problema abbastanza grosso, un problema che andrebbe visto, andrebbe analizzato in tutta quella che è la sua reale prospettiva.
ma con un tempo prolungato si può in qualche modo tamponare il problema, si può affrontarlo meglio, cioè tenendo i ragazzi legati maggiormente anche dal punto di vista del numero delle ore alla struttura scolastica potrebbe in qualche modo... Il tempo prolungato, come lei giustamente dice, sì, tiene, noi abbiamo i ragazzi occupati a scuola, ma il discorso fondamentale è anche come li teniamo occupati, cioè cosa offriamo loro, perché tenere un ragazzo in una scuola 6, 7, 8 ore, una scuola che magari non è ben strutturata, non permette di rompere quella lezione frontale, quindi il ragazzo impegnato in vere e proprie attività dove è protagonista, intendo l'idea del laboratorio grafico pittorico, il laboratorio fotografico, il laboratorio di informatica e naturalmente la palestra, perché la palestra da sempre, lo sport, l'attività ludica è da sempre stato catalizzatore di conoscenze, di aggregazione. Una scuola di vita, possiamo dire. Sì, se vogliamo pensare già alle origini, come è nata, quando è nata, perché è andata avanti, insomma, qual era il suo obiettivo primario. E appunto questo, cioè noi dovremmo cercare di fare in modo che questi, a parte il fatto che i nostri giorni poi diventerebbero anche più belli, insomma, da un punto di vista proprio armonico, potremmo dire di ragazze che magari, ecco, hanno un fisico abbastanza sviluppato, insomma, sono un pochettino... Ma poi mi permetto anche di interromperla e dire che in un contesto sportivo ci sono dei valori importanti come quello della solidarietà, dell'accoglienza, dell'antirazzismo, della... cioè voglio dire, non si è mai... non è mai stato vissuto in maniera forte il problema del razzismo all'interno di un ambito sportivo, ma, o di quello dell'intolleranza verso le minoranze. Ma è proprio questo. Io per esempio nella mia scuola, di cui io non cito il nome, per esempio io ho proposto ai ragazzi un'attività molto sperimentale, molto innovativa, che è quella di creare quasi un regolamento per coloro che fanno sport, ma soprattutto per coloro che vanno a vedere lo sport, cioè in poche parole per gli spettatori, per cercare di arginare in qualche modo proprio questi fenomeni di dove c'è poco rispetto dell'avversario, del tifoso di un'altra squadra. Quindi è un momento di cultura anche quello, anche lo sport. Di grossa cultura di vita, è proprio l'inizio della cultura che forse passa proprio in questo. E noi di sport parleremo subito dopo la pubblicità, perché comunque continueremo questo nostro discorso e questa nostra riflessione appunto sui punti di aggregazione che mancano in questa città, ma che sicuramente possono con il contributo di tutti essere creati.